Miei cari, buongiorno in questo sabato del 25 giugno. Per la grazia di Dio siamo giunti anche alla fine di questa settimana e che il Signore vi possa benedire, ma soprattutto che possiamo dedicare un tempo all'ascolto della Sua meravigliosa parola. La radice del peccato è il titolo della meditazione di oggi. Andremo a leggere in Marco, al capitolo 7, il versetto 23. Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l'uomo. Quale tenebroso elenco di mali racchiude il cuore dell'uomo? Dobbiamo comprendere bene che Gesù in questo brano sta parlando del cuore dell'uomo in generale. Egli non si riferisce a una persona notoriamente immorale o a un delinquente, ma all'intero genere umano. Tutti noi, ricchi o poveri, giovani o vecchi, colti o ignoranti, abbiamo per natura un cuore come quello descritto da Gesù. I semi di tutti i mali sono piantati in profondità nell'animo di ognuno di noi. Possono essere latenti nel nostro cuore, possono essere trattenuti dalla paura delle conseguenze, dal timore dell'opinione altrui, dal desiderio di essere rispettabili e soprattutto dalla potente grazia di Dio. Ma ogni uomo ha in sé ogni radice di peccato. Questi versetti dovrebbero suscitare in noi una grande umiltà. Siamo tutti impuri agli occhi di Dio. Il Signore scorge in ognuno di noi una teoria infinita di mali, di cui il mondo non si avvede che in parte, poiché Egli scruta direttamente nel nostro cuore. Sicuramente di tutti i peccati di cui siamo responsabili, il senso della giustizia personale è quello più irragionevole, è quello più sconveniente. Come dovremmo essere grati invece per l'Evangelo? Leggendo questo meraviglioso passo, il sangue di Gesù può infatti purificarci da ogni peccato. Lo Spirito Santo può cambiare il nostro cuore peccaminoso e mantenerlo integro. Colui che non si gloria dell'Evangelo sicuramente conosce poco la piaga del peccato che affligge l'intero animo umano. Quanto dovremmo essere vigilanti quando ricordiamo questi versetti. Siamo chiamati a prestare una sorveglianza assidua sulla nostra immaginazione e passare a un vaglio attento la nostra condotta quotidiana. In cima alla lista nera che annovera i contenuti del nostro cuore si trovano sicuramente i cattivi pensieri. Non dimentichiamolo mai, i pensieri sono i genitori delle parole, sono i genitori delle azioni. E allora chiediamo a Dio che ci dia la grazia di tenerli a freno e preghiamo con fervore, preghiamo con sincerità, non ci esporre alla tentazione. Che il Signore ti possa aiutare e che ti possa benedire. Amen.